Allora, boh, siamo partiti e era venerdì, primo di luglio 1965. E arrivati via, erano verso le 6 di sera, 6 e mezzo, no? E siccome era estate lì, dopo mi sono accorto che dove eravamo lì avevamo circa un'ora e mezzo, anche due forse, di luce, più che abbiamo in Europa, no? Allora, in modo, siccome era venerdì, dicevano, siamo venuti a prenderci lì perché c'è l'ufficio dell'immigrazione all'aeroporto, anche allora c'era, adesso c'è una cosa in grande. E insomma, hanno cominciato a parlarci, hanno voluto le carte, sto coso, no? E dice, dopo dice, adesso vi portiamo, dice no, in un albergo in città, dove, in hotel, dove potrete mangiare, dormire, dice no. E dice, dopo lunedì vi insegniamo, dice, un palazzo dove dovete venire, dice no, al mattino verso le 10, dice, quando dice, avete fatto i vostri comodi, che dice, vi portiamo a scegliere i vostri lavori, dove vorreste lavorare, dove piacerebbe di più. Allora, vabbè, dateli, no? Mi ha detto, dice, ma dice, denaro ne avete, dice, per pagarvi, dice, le stanze, no? Perché sono 3 giorni, e dice, il mangiare. Sì, dico, no, ne abbiamo, no? E dice, ma le dispiacerebbe, dice, farmi vedere, no? Gliel'ho detto a lei. Sì, dico, non c'è problemi. Avevamo un paio di mila dollari per ciascuno, no? Perché ho cambiato i marchi in dollari, e insomma. Ah, dice, madonna, siete a posto, dice, ne ha più di me. Siamo andati lì. Se no, dice, se non ne aveste, dice, pagheremo noi, no? Vi fate fare i biglietti, paghiamo noi, e dopo, dice, quando lavorate, dice, un po' alla volta ce li restituirete, che è anche giusto. Va bene, no, no, dico, noi abbiamo, allora siamo stati lì, il lunedì, nell'andare giù, ci hanno portati con una macchina che era forse lunga 6-7 metri allora, una vettura bellissima, con l'autista, e quando siamo arrivati in città, vicino a dove ci portava, nell'albergo, dice, questo è il palazzo, dice, dell'emigrazione, no? Dice, allora, dice, lunedì mattina, verso le 9, le 10, quando dice, vi è comodo, venite qua, dice, andate dentro negli uffici. Vabbè. Allora siamo stati lì e lunedì siamo andati in questo ufficio, ho trovato quel signore che c'era su all'aeroporto che ci ha preso in consegna lì e ha cominciato a parlare di nuovo e poi ci ha portati nei nostri lavori dove dovevamo andare. Io ho scelto, era una raffineria di petrolio che adesso non c'è più, a Calgary. E allora Calgary faceva 190.000 abitanti, il palazzo più alto era 10 piani, ma era tutto, come si dice, tutto la stazione del tram, del treno, sembrava la stazione di Mezzocorona, ma non adesso che l'hanno rifatta, prima, quando io avevo 10 anni. Se va via adesso, la città fa 1.300.000, è la città più moderna del mondo perché ha soltanto 100 anni, è stata sviluppata dopo, dopo il ritrovamento del petrolio, in quanto l'Alberta, lo stato dove c'è questa città di Calgary, capitale Edmonton, è diventata un centro petrolifero mondiale. Infatti adesso dove una volta era Houston, Texas, la capitale del petrolio, adesso invece è Calgary, ma degli ultimi 20 anni.